La città mi guarda, mi osserva, dai suoi vicoli lerci, dai neon accecanti, dal suo rumore soffocante. Mi guarda come se fossi l'ultimo dei suoi schiavi, un piccolo insignificante uomo al cospetto della sua grandezza. Questa città mi vuole morto. Ma si illude. Bari non sa con chi ha a che fare. Michele è partito. Leo è morto, è vero, ma ci sono ancora io. E non sarà facile fare la pelle a Dario Caporali, parola mia. Prima di tirare le cuoia ho ancora un sacco di lavoro da fare, un sacco di gente da trascinare con me nell'abisso. Allora, quant'è che avevamo detto? 600. Dovevo essere di buona giornata se te ne ho promessi così tanti. Già. Toh, te li sei meritati. Ho bisogno di te per un altro servizio. Fatti trovare quando ti chiamo. Babù. Una stanza spoglia. C'è puzza di marcio e l'odore inconfondibile di una vita di merda qua dentro. Una Bibbia. Ridicolo. Se fai una vita così non puoi pretendere che un mucchio di pagine scritte millenni fa ti salvino l'anima. Devi pagarle tutte le cazzate che fai, amico. E io so cosa vuol dire. E tu che cazzo ci fai qui? Uè, Franco, amico mio. Vorrei poterti dire complimenti per la casa, ma non s'può. È una vera topaia. Cosa vuoi da me? Ci stavo arrivando. Volevo sapere da te chi ha organizzato l'attentato a mio amico Leo. Io non c'entro niente. Oh. Senti, Dario, ragioniamo. Leo è morto, Scalise vi vuole tutti fuori dalle palle. Sei solo, non hai protezione. Unisciti a noi. Non ha senso continuare con tutti questi omicidi. Hai ragione, non ha senso. Esatto, non ha senso. E ce se ne frega. Signore, ha visto qualcosa? No, salite su e salutatemi la famiglia. Quattro cinque, 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 cinque. Chiami sto figlio da carnuto, ma fracato! Oh, astuto, sbaglio! Oh! Questo è per loro. Oh, aspetta, non c'è! Vedi cosa ti ha preso? Questa volta mi chiamo io. Papà, hai visto come gioco? Certo che ti ho visto, sei bravissimo. Ma da lì non vedi, avvicinati. Ora ti raggiungo. Ma come ha fatto a venire così bene nostro figlio? Semplice, ha preso tutto dalla mamma. Ma non lo vedi tutto suo padre? Sì, come no, soprattutto dalla parte davanti.
Senti Michele, ma quando è che hai quel colloquio di lavoro? Martedì. Ma ti hanno detto qualcosa, cosa devi fare? È un'agenzia di assicurazione, penso che farò le assicurazioni, non credi? Ma non ti hanno detto proprio niente, qualcosa in più? Sai Michele, volevo dirti una cosa. Sono proprio contenta che tu abbia deciso di cambiare vita. Per la prima volta ho fatto la scelta giusta. Grazie a te e ai bambini che ho cambiato vita. Poi la morte di Leo mi ha aperto gli occhi. Ti manca molto, eh? L'ho visto crescere. Vabbè. Senti, io adesso vado a prendere una bottiglietta d'acqua a Nicolas. E se mi dai il cellulare chiamerei anche casa, perché Luca l'ho lasciato con la babysitter e aveva qualche linea di febbre stamani. Non vorrei che si fosse alzato. Tranquilla, vedrai, non è niente. Ok. La macchina fotografica dov'è? È lì nella borsa, perché? Faccio delle foto a Nicolas mentre gioca. Guarda che c'è anche la telecamera. No, ci metterei troppo tempo per capirla come si accende. La macchina fotografica va benissimo. Ok. Questa non è una borsa, questo è un camper. Bah. Nicolas! Nicolas! Ma Nicolas si è allontanato. Ma non lo dovevi tenere d'occhio tu, sì, scusa. Mi sono distratto un attimo per prendere la macchina fotografica, ma tu lo vedi? No. Senti, tu vai di là, io vado di qua a cercarlo. Nicolas! Nicolas! Nicola! 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 No! No! Patrizia! Amore mio! Patrizia! Rispondi! No! Nicolas! Pronto? Michele. Chi sei? Dov'è mio figlio? È bella Lecce, Michele? Ma dimmi, davvero credevi di poterti lasciare tutte le spalle? Un cambio di documenti e puff, tutto come prima. Chi cazzo sei? Dov'è Nicolas? Calma, amico mio, calma. Tuo figlio è qui. Ridammi mio figlio, pezzo di merda, o te ne pentirai amaramente. Hai ucciso mia moglie, l'hai uccisa! Mi spiace, non era previsto. Tua moglie si è messa in mezzo. Ma se ti comporterai bene, riavrai tuo figlio. A Bari. Fra 7 giorni. Porta 500.000 euro e goditi la vacanza. Pronto! Pronto! No! No! Umberto, dai, svegliati su. Che c'è? C'è che ti sei addormentato di nuovo sul divano. E allora? Ma si può sapere dove vai di notte in giro con Dario, eh? Umberto, dove andate a ubriacarvi tutte e due come gli animali? Ma sai il lavoro che faccio? Cosa c'è che non va? Negli ultimi tempi sei sempre fuori. E quando torni a casa, finisci sempre per addormentarti sul divano. Dimmi la verità. Ti sei cacciato in qualche guaio, eh? No. No. Più o meno. Non hai più tempo per me. Io per te non esisto più. Amore, questo è il problema. Allora sai cosa faccio? Domenica mollo tutto. Siamo tutta la giornata insieme. Poi andiamo a cinema. Sei contenta? Eh? Lavoro. Sì. Alle 7 stasera. Il carico deve essere già pronto, altrimenti questa volta mi incazzo sul serio. Commissario, l'uomo si chiamava Franco Gerati. Era un piccolo imprenditore della zona. Pare che avesse rapporti col clan Scalise. E la donna chi è? Forse la sua amante. Non aveva documenti, stiamo cercando di identificarla. Probabilmente era una prostituta straniera senza permesso di soggiorno.
Il giovane in macchina invece è Flavio Versi, precedenti per spaccio e sfruttamento della prostituzione. Un bel gruppetto di santi, non c'è che dire. Indizi rilevanti ci sono? Sì, sì, commissario. Prego, commissario. Ah. Come l'altra volta, suppongo, eh? Esattamente come l'omicidio Righi. Il proiettile nero era sul petto dell'uomo morto. Ma che cazzo significa? Non saprei, commissario. Forse un segnale di sfida. Già. Un regolamento di conti nella malavita. Come se non bastassero i casini che ho per la testa. Commissario Galvani. Allora, cosa hanno detto? Due delinquilini hanno affermato di aver sentito degli spari stanotte, intorno all'una, ma non hanno visto niente. E la famiglia che abita qua di fronte? Dicono di non essersi accorti di nulla. Come immaginavo. Grazie, Sara, puoi andare. Che cosa ne pensa, commissario? C'è puzza di guerra imminente, Carrone. Una puzza terribile. Spero tanto di sbagliarmi. Ciao papà. Salve. Ciao. Ha la febbre? Ho controllato prima, è scesa. Ok, lasciami andare, grazie. Ok. Ciao Luca, io vado. Mi raccomando, non fai arrabbiare il papà e la mamma, sai? Va bene, ciao. Lo streak, hai detto? Dove posso trovarlo? Sulla guida del telefono, signore. Ah, Sabri? Sì. Per un po' non dobbiamo vederci. Vedi questo. Signor Michele, sono troppi. Tranquillo, prego. Ok. Grazie, ciao. Ciao. Senti papà, adesso vedi là e vai a preparare tutta la tua roba. Perché? Dobbiamo tornare a Bari. E la mamma e Nicolas? Dopo ci raggiungo. Perché non vengono con noi? Perché no, dai, vai a preparare tutta la tua roba. Tu non sai contro che ti sei messo. Non hai la più pallida idea. Ciao Dario, disturbo? Posso entrare? Veramente stavo mangiando. Non ti secca se mangio, vero? Sennò si raffredda. E invece sì, è maleducazione, Dario. Era una domanda retorica, papà. Sono a casa mia, quindi mangio. Dario, non so se hai sentito degli omicidi degli ultimi giorni. Hanno ucciso tre uomini del clan di Scalise e sta seminando questo qualcuno terrore e morte in Bari. L'ultima volta questo assassino ha ucciso l'amante di uno di questi e l'ha trascinata per tutto il corridoio. Terribile. Senti, non vorrei sbagliare, ma forse questa notizia non ti ha sconvolto più di tanto, vero Dario? No, è che sono concentrato sulla pasta. È quasi quasi immangiabile, sai che sto migliorando. Senti, tu non c'entri nulla, vero? In cosa? In questi omicidi. Sei venuto qui per accusarmi degli omicidi di questi giorni, papà? Sono qui perché nell'elenco dei sospettati c'è anche il tuo nome. E se ancora non ti hanno chiamato è perché l'assassino non ha lasciato nessuna traccia. Quindi in pratica mi accusano solo perché ho dei precedenti. Nessuno ti sta accusando. Io sono qui per ricordarti la promessa, Dario. A che ti serve la mia risposta? Ti fidi o non ti fidi? Allora te la ricorderò soltanto. La promessa è quella di cambiare vita, di sistemarti. Vuoi un piatto di pasta? Assolutamente no. In cucina sei un disastro. E ancora non ho capito perché hai deciso di trasferirti qua, di vivere da solo. Perché sì. Ma almeno fatti una famiglia, trovati una ragazza. E che diamine, una persona che ti sistemi. Cucini che è uno schifo. Sembra un barbone così combinato. Papà, sono a casa mia, non al ricevimento della regina Elisabetta. Vabbè Dario, io vado. Ho un lavoro da fare. Ciao, grazie per la visita. Ricordati la promessa, Dario. Sto fanno proprio schifo. Meno sale, Dario.
Meno sale. Porca miseria. Stai mangiando? Eh? Dai, papà deve fare una telefonata importante. Vuoi la merendina? Se la vuoi sta qua. Vado a fare una telefonata, ok? Pronto? Sono io, Michele. Sì, non ho tempo adesso per i saluti. Ho bisogno dell'indirizzo di una canaglia che devo andare a stanare. Buongiorno. Una bottiglia d'acqua liscia. Insomma. Claudia? Sì? Sì, proprio tu. Ci conosciamo? Ma come, non ti ricordi più di me? Sono Umberto, eravamo a scuola insieme. Umberto, sì, scusami, non t'avevo proprio riconosciuto. Non ero sicuro fossi tu, ma sei cambiata tantissimo, sei diventata una donna stupenda. Grazie, anche tu sei cambiato molto, ti ricordavo più rotondo. Sì, ero un po' più grassottello, ma tu che fine hai fatto? Dopo la scuola non ti ho più rivista. Ho vissuto per 15 anni a Firenze, mi sono laureata lì. Poi, tra una cosa e l'altra... Ed ora sei qui in vacanza? No, mi stabilisco definitivamente qui. Mio marito è stato trasferito e così riesco a stare anche più vicina ai parenti. Tu invece cosa fai? Io gestisco un pub qui all'angolo. Bello! Posso offrirti un caffè? No, veramente sono di fretta. Solo 5 minuti, da tanto che non ci vediamo. No, io... Insisto, fino a un caffè per la signora. No, veramente, non posso. Sono di fretta, mio marito mi aspetta. Insisto per offrirtelo domani il caffè. D'accordo, se insisti. È stato un piacere vederti. Anche per me. Sei sposato, beh. Pino, non rovinarmi questo momento. No, casomai te l'eri dimenticato. Magari potessi. Pronto? Ciao, Tommaso. Michele? Ma che sorpresa! Come stai? Una favola. Dove sei? Dove mi hai mandato tu, amico mio? Beh, che te ne pare del paesino? Bello. Che ti dicevo io, eh? Ah, se ti capita fai un salto a Gallipoli, una città fantastica. Ma ci sei già stato? No, e tu? Lavori sempre in quel giro? Ci puoi scommettere. Ma gli altri non faccio i prezzi che ho fatto a te. Lo sai che sei il mio cliente numero uno. Perché? Ti serviva qualcos'altro? No, così, per sapere. Ehi, Michele, ti lascio che devo scappare, eh? Ehi, ma mi raccomando, chiamami quando vuoi. Non credo ce ne sarà bisogno. Ah, come vuoi. Goditi la tua nuova vita, allora. Michele, ci sei ancora? Michele? Cosa credi, brutto figlio di puttana, che non ti avrei scoperto? Michele, non so di cosa stai parlando. Tu solo sapevi dov'ero. Tu mi hai mandato lì. Ti posso spiegare? Sai come sono fatti quelli, no? Mi hanno minacciato di morte, che cosa potevo fare? No, ma nessuno ti ha minacciato. Tu sei andato da loro e mi hai venduto perché a te piacciono i soldi. Se sono i soldi che vuoi, te li ridò tutti, fino all'ultimo centesimo. Anzi, te ne do altri. No, tu mi dici dove sono i rapitori di mio figlio adesso. Ma non lo so, non ci sto dentro a questa storia. Non ci credo! Michele, non puntarmi con la pistola così. Ti posso spiegare, te lo giuro. Io ho solo detto dove eri, ho preso i soldi. Non sapevo cosa dovessero farci con l'informazione. Non sapevo neanche l'avessero rapito tuo figlio. Nicola non mi ha detto niente. Nicola chi? Nicola Astio. Prometto di ridarti tutti i soldi se mi lasci andare. Lo sai che fine ha fatto Giuda quando ha tradito per denaro? Ma domanda. Dottore, qual è la situazione? Si sta riprendendo in fretta, 2 o 3 giorni al massimo e poi potrà andarsene. Dice che posso avvertire i suoi amici adesso? Io sono l'unico a sapere che lui è qui. Non se ne parla nemmeno. Dottor Pesci, c'è la polizia di là. Vogliono parlare con lei. Maledizione. Cosa possiamo fare? Se ne vada, prima che la vedo.
Commissario Galvani, che piacevole sorpresa. Quale buon vento? Non certo un buon vento per lei, dottor Pesci. Oserei dire una tormenta. Non capisco a che si riferisce. Le sue pagliacciate, Pesci, non mi hanno mai fatto ridere. Sappiamo bene che da anni lei protegge i mafiosi. Dov'è Lazzari? Forza. Chi? Leonardo Lazzari. Vuole che le faccia lo spelling o crede di aver capito? Ha firmato lei questo certificato di morte? Bene. O mi dice dov'è Lazzari, o io le metto sotto sopra l'ospedale. Scelgo un po' lei. È buona educazione bussare prima di entrare, commissario. Ma guarda, un morto che parla. Noto che non ha perso il suo senso dell'umorismo. Io noto con dispiacere, Lazzari, che tu non hai perso il vizio di rovinarmi la vita con le tue bravate. È evidente che sapevi del nostro arrivo. Chi ti ha avvisato? Un uccellino. Certo, mi dispiace solo non essere io a doverti spremere come si deve. Sei fortunato, sai. Oggi è la compagnia del magistrato in persona. Signor Lazzari, Vito Mazzaro. Sono stato incaricato delle indagini sui clan mafiosi della zona. Ho bisogno di fargli alcune domande. Non ho niente da nascondere io. Ci lasci soli? Certo. Bene. Cosa le ha causato questo disdicevole incidente? Hanno tentato di uccidermi, signor magistrato. E come mai? Non saprei. Una brutta situazione. E mi dica, come mai ha fatto rilasciare un falso certificato di morte? Lo sa che questo è un reato? Mi perdoni, ma hanno tentato di uccidermi. Sarebbero potuti tornare qui e finire il loro lavoro mentre ero agonizzante. È stato un gesto di disperazione il mio. Lei mi capisce, no? Poteva chiedere la protezione della polizia. Non scherziamo, come i precedenti. Era più sicuro fingersi morto. E lei dice di non avere idea del perché cercassero di ucciderla. Esatto. Sono un cittadino onesto io. Senta, Lazzari, non prendiamoci in giro. Ci sono almeno 3 rapine a mano armata che la vedono coinvolto. Ma lei non può sapere per certo che ci fossi anch'io. Non ho le prove per incastrarla, ma le troverò presto. A meno che... Credo lei sappia degli omicidi avvenuti in questi giorni. Il clan Scalise ha perso un sacco di uomini. E guarda caso, il gruppetto dei suoi amici è il rivale numero uno. Dario Caporale c'è dentro fino al collo. E forse anche Umberto Castelvetro. Mi aiuti ad incastrarli. E vedrò di farle avere uno sconto di pena. Dario chi? Commissario! Arrestatelo per falsificazione di documenti. Ma non potete, io sono convalescente. Allora, ha parlato? No, mi ha preso in giro per tutto il tempo. Non possiamo tenerlo dentro senza prove. La falsificazione dei documenti non reggerà come prova. Lo so, Massimo, lo so. Mi ha già offerto un caffè, non importa che mi accompagni a casa. Per me è un piacere, tanto sei qui in zona. Sì, ma sai com'è? Mio marito è un po' geloso. Geloso di noi due? Ma se ci conosciamo da un sacco di anni. Lui non ti conosce, se ti vede mi fa una testa così. Se è geloso vuol dire che ci tiene a te. No, non gliene frega niente di me. È geloso perché ne va del suo orgoglio di maschio dominante. Da quello che mi dici non mi sembrate in buoni rapporti. Quando gli uomini si sposano diventano noiosi. Prima non era così. Beh, questa è casa mia. A che piano? Quinto, purtroppo. Tante scale, troppe per una come me che ama i tacchi alti. Grazie per il caffè. È stata una bella rimpatriata. Potremmo vederci più frequentemente? No, meglio di no. Ti ho già accennato a mio marito. E che ne dici di una cenetta? Sono sposata. E anche tu da quello che mi dici. Grazie per il caffè. Casa, dolce casa. Muoviti. Vita e morte. La linea sottile che divide il momento in cui sei vivo da quello in cui sei morto. La linea sottile che divide il cielo dal mare. Eppure a volte sono così simili che riescono ad ingannarti. Non riesci più a distinguere dove finisce il mare e inizia il cielo. Dove finisce la vita e inizia la morte. Quando fai una vita come la mia non vedi più la linea sottile. A volte mi sembra di essere morto già da un pezzo.
Sei in ritardo. Avevo da fare, lo sai. Claudia. Già. Guarda, non la conosco, ma secondo me questa donna ti darà un casino di problemi. Non quanti me ne porti tu, amico mio. Quanto hai ragione, voglio. A che ora è? Alle 8. Ci siamo. Andiamo. Mio padre sospetta di me. È furbo quello. Ed è influente, troppo influente secondo me. Stiamo cercando Francesco Parrio. È sul retro, ma stiamo chiudendo. Vuol dire che oggi chiudiamo un po' più tardi, che dici? Ehi, ma qui non si può entrare. Ho il permesso speciale, Francesco Parrio. Sì, ma... Nonna Parola. Bel negozietto il suo. Peccato se dovesse succedergli qualcosa. Ha detto qualcosa? Non gli hanno dato il tempo. Ma tu devi fargli parlare prima di ucciderli. Dicono tutti le stesse cose. Io non c'entro, risparmiami. Stasera non ero in vena di queste cazzate. E hai lasciato i proiettili? Certo. Ma mi dice che cazzo serve, che non l'ho mica capito. Così è un messaggio per Scalise, capisce che siamo noi. Pronto? Sì, ma... Tu sei a Bari? E che diavolo... Ho capito, dai, mi spieghi tutto dopo. Umberto è qui con me. Ok, sì, d'accordo. A dopo. Chi era? Michele. E che voleva? È qua a Bari, vuole vederci tutti e due stasera. Qua a Bari? Ma come, si è scordato che lo vogliono morto? Non lo so, ci spiega tutto dopo. Ma una cosa è certa, era incazzato nero. E non mi piace Michele quando è incazzato nero. Diventa una belva. Che c'è? Hanno trovato Francesco Parria morto nel retro del negozio in cui lavorava. E fammi indovinare, non sappiamo chi è stato. Il titolare del negozio non vuole parlare, l'hanno minacciato. E voi minacciatelo di più, dannazione. Qualcuno mi spieghi, per piacere, come cazzo è possibile che io, Renato Scalise, uno degli uomini più potenti di questa città, non riesca a prendere due delinquenti di mezza tacca che osano sfidare me e il mio clan? Ci sanno fare. Non importa quanto sono bravi, Parria è il quarto che mi seccano, capisci? Il quarto! Si prendono burla di me. E questo perché voi non riuscite a scucire un'informazione utile. Dico una! Penso di sapere io chi siano. Nicola, meno male che ci sei tu, in mezzo a questa massa di idioti, a darmi ancora un po' di speranza. E allora, dimmi, chi sono? Tutti e quattro quelli che sono morti erano con me la sera che abbiamo progettato l'attentato a Lazzari. Lazzari? Quel delinquente di mezza tacca che ci metteva sempre i bastoni tra le ruote.
Qualcuno sta cercando di vendicarlo. Dobbiamo scoprire chi. Sembra siano soliti lasciare un proiettile nero sulla scena del delitto. Ci stanno sfidando apertamente i bastardi. Qualche ladruncolo da poco come Lazzari, probabilmente. Pagheranno cara questa bravata. Luciano, puoi andare. Nicola, siediti, dobbiamo parlare. Michele Del Falco. Il piano ha funzionato, abbiamo suo figlio. Ottimo, ragazzo mio. Sei stato impeccabile, come al solito. Non sono certo uno che si risparmia. Sì, ma ora vedi di finire il tuo lavoro. Lo avete già portato a Bari? Sì, è arrivato ieri. I miei uomini hanno chiesto di portare i soldi per il riscatto. E ovviamente non uscirà vivo da quell'incontro. Ovviamente. L'uomo che ucciso. Non ci posso credere. E non è tutto. Ho fatto vuotare il sacco al traditore che mi ha venduto. Il mandante del rapimento, Nicolastio. Nicolastio. Quello è capace di venirti a beccare in testa al mondo pur di farti la pelle. Ragazzi, io ho bisogno del vostro aiuto. Devo ritrovare mio figlio e da solo non posso farcelo. Non posso perdere anche lui. Sarei un uomo finito. Non ce lo devi neanche chiedere. Noi eravamo disposti ad aiutarti ancora prima di sapere qual era il tuo problema. Non è vero, Davide? Certo, gliela faremo pagare cara e pure con l'interesse a quei bastardi. Sapevo di poter contare su di voi, ma il tempo è troppo poco e non so dove lo tengono prigionieri. Non ti preoccupare, Michele. Domani andiamo a trovare un mio amico, uscito da poco dal carcere. Ci darà tutte le informazioni che ci servono. Stai tranquillo. Ma che stai scrivendo? Niente, tengo un diario, pensieri, annotazioni, così così. E che te ne fai? I diari servono per ricordare. Io questo posto qui lo vorrei dimenticare il più presto possibile. Che ne sai, magari un giorno me li pubblicano. Memorie di un delinquente, di Leonardo Lazzari. Best seller in 20 paesi. Sì, sì, così ne vendono 3 copie, li compri tu per fare belle figure. E che tanto tu parli così perché a malapena il tuo nome si scrive. A me quello serve, per firmare le parcelle degli avvocati. Comunque quando esci di qua ti devi venire a noi. Siamo un gruppetto di delinquenti da poco, però il lavoro è assicurato. Grazie, Leo, ma io so che resterò ancora per un po' di tempo qua. Offerta è sempre valida, Peppi. Grazie comunque, ragazzi. Mi sembra stanco, commissario. Sì, Carrone, sono stanco. Stanco di andare in giro per questa città e raccogliere cadaveri. A proposito, novità su Parrier? Il titolare non parla. La scientifica non ha trovato nulla. Proiettile a parte, naturalmente. Ecco qual è il vero problema di Bari, Carrone. L'omertà, non la mafia. Se la gente parlasse, io avrei la testa di quei delinquenti qua sul mio tavolo, in 448. Verità sacrosanta, commissario. Commissario, agente Regina a rapporto. Ah, ciao Sara, dimmi. Sara, solo belle notizie. Perché già dai piani superiori mi stanno massacrando. Non sia così drastico, commissario. Penso di avere delle informazioni utili. Mi sono presa la libertà di fare qualche domanda alla gente che abita vicino al negozio, dove è stato ucciso Parria. E chi ti ha detto di farlo? Ho detto, mi sono presa la libertà. Lo so, ragazza mia, troppe libertà. Però qua ci sono delle regole da rispettare. Se avessi seguito le regole, non avrei mai scoperto quello che adesso so. Alcuni ragazzi che abitano lì vicino hanno visto due persone parlare col negoziante prima dell'omicidio. E una ragazza sembra che ne abbia riconosciuto uno. Era Umberto Castelvetro. Chi? Quello del pub? Sì, proprio lui. E hanno visto che stava minacciando? Purtroppo no, sembra solo che stessero parlando. Peccato, questo non ci aiuta ad incastrarlo. Comunque, ottimo lavoro, sa. Bravo. Commissario, perlomeno abbiamo un punto di partenza per le indagini, no? Con permesso. Mi chiami Vito Mazzaro a telefono. Subito, commissario. Ciao Renzo, ciao. Lui è Michele, te ne avevo parlato. De Falco, e chi non lo conosce? Può aiutarci? Dipende, l'informazione ha un costo. Cosa volete sapere? Hanno rapito mio figlio e ucciso mia moglie. Erano in due. Sappiamo che li ha ingaggiati il clan Scalise. Forse addirittura Nicolastio. Dicono che sia ancora vivo. Infatti con le voci con quel bastardo è ancora in piedi. Dobbiamo sapere dove tengono mio figlio. E lo dobbiamo sapere in fretta.
Il termine della consegna del denaro è fra pochi giorni. E immagino che non avete nessuna intenzione di pagare il riscatto, vero? Esatto. L'informazione è difficile da ottenere e poi così poco tempo vi costerà un po' e non vi posso garantire nulla. Che vuol dire che non mi assicuri niente? Io ti pago, okay. Hai capito? Michele! E tu calma. Mi dai l'informazione! Allora. Vi ho già detto che farò il possibile. Comunque ora vi posso dare una buona notizia. Quando Jacobst? Niente, offre la casa. Spar. Ho saputo che l'altro giorno la polizia ha arrestato un morto. Che significa? Vuol dire che hanno sbattuto dentro Leonardo Lazzari, vivo e vegeto. Leonardo? Ma ti rendi conto? Ci ha fatto credere di essere morto. Ma io quello lo strozzo. Lo ammazzo. Che figlio di puttana, voglio. Se l'è scansato pur sta volta. Che ridi, da. Quello ci ha fatto venire un infarto. Ma non appena lo vede, glielo faccio io il funerale. E io che devo dire che ho ammazzato 4 persone per vendicare? Devi essere solo felice, voglio. Se l'è scansato è vivo. Nessuno è più felice di me, lo sai. L'ho visto crescere. Ma lo ammazzo lo stesso. Letizia, sono a casa. Amore, che c'è? C'è che mi avevi promesso che saremmo andate al cinema. Hai ragione, me ne sono completamente dimenticato. Il lavoro in questo periodo è un casino. Umberto, guardami in faccia. Hai un'altra. Cosa? Che ti passa per la testa? Domani mi arriva un carico importante. Umberto, guarda che se hai un'altra, me lo devi dire. E poi tutte queste uscite con Dario, che ritorni a casa al mattino, non mi convincono per niente. Amore, non scherzare, non potrei mai. Comunque, promesso, domenica andiamo a cinema, te lo giuro. Sì, certo, come sempre. Zio Gennaro, come sta? Io sono fuori di prigione, sei tu che sei dentro. Lo so, sarà un vizietto di famiglia, però sarà difficile arrivare al tuo record. Come se fosse una cosa da vantarsi, essere stato in carcere tutte quelle volte. Ma tu come stai? Dovevi essere morto. Non sai che spavento hai fatto prendere a me e tua zia? Lo so, ma mi volevano morto, zio, dovevo per forza. Tu hai visto qualcuno fuori? Sì, sono venuti Dario e Michele. E come hanno preso la notizia? Umberto e Dario ti salutano e sperano di rivederti presto. Michele invece ha detto di darti il bentornato. È un bel vaffanculo. È un caro amico, Michi. Quello vuole fare il forte, ma... non è un bel periodo per lui. In che senso? Gli hanno rapito il figlio e ucciso la moglie. È per questo che è tornato a Bari. Che cazzo di storia. E chi è stato? Pare che sia il clan di Scalise ad aver organizzato il rapimento. Adesso stanno cercando di scoprire dove tengono il bambino. Digli che sono con lui, anche se sono dietro le sbarre. E che appena uscirò di qui, spero presto, gli darò una mano. Promettimi che glielo dirai. Lo farò senz'altro. La città sta impazzendo, Vito. 5 morti in soli 10 giorni. Ora almeno abbiamo Castelvetro. Umberto Castelvetro è solo il punto di partenza, non d'arrivo. Dobbiamo bloccarli prima che trasformino Bari in un campo di battaglia. Altrimenti questa città vedrà piovere sangue. Mi avevi accennato a quel ragazzo trovato morto qualche giorno fa. Sì, Tommaso Ranci. L'hanno freddato con un colpo di pistola allo stomaco. Ma non era un uomo di Scalisi, vero? No, ma forniva passaporti falsi ai mafiosi che volevano espatriare e altri lavoretti sporchi di documentazione. Ma tu pensi che siano collegati tra loro? Non lo so, lo spero. Altrimenti significherebbe seguire 2 piste contemporaneamente. Certo non è il massimo. Pronto? Ciao Michele. Sei già in città? Sì, mio figlio sta bene. Certo che sta bene. L'appuntamento è fissato. Fammici parlare. Papà! Nicolas! Nicolas, stai bene, Nicolas? L'hai sentito adesso.
Adesso ascolta. L'appuntamento è fissato martedì prossimo. Ce li hai i soldi? Li ho recuperati quasi tutti, sì. Bene, vedi di farli trovare tutti per martedì. Non un centesimo in meno. Ci siamo capiti? Sì. Ottimo. Così sì che ragioniamo, Michele. Ti richiamo io fra qualche giorno per stabilire il luogo dello scambio. Va bene, ma ho una richiesta da farti. Quale richiesta? Digli a Nicola che so che è stato lui ad organizzare il rapimento di mio figlio e digli che è un uomo morto. La serata procede bene? Sono leggermente sotto, caro Nicola, ma non per molto. Oggi mi sento dannatamente fortunato. Ne sono felice, amico mio. Il locale vi piace? Fenomenale. Vedo che i finanziamenti che vi ho offerto sono stati spesi bene. Ne siamo molto orgogliosi, infatti. È ragion veduta. Fai i miei complimenti a Renato e digli che il mio appoggio finanziario è garantito. Ne sarò onoratissimo. Chi sa? Sa cosa? Sa che ci sei tu dietro al rapimento di suo figlio. Il rischio è calcolato. Dì agli altri che il piano d'azione non subisce variazioni. Agiremo martedì. Fabio chiede se non devono essere presi più precauzioni. No. Finché abbiamo suo figlio, ce l'abbiamo in pugno. Dì a Fabio di non preoccuparsi. D'accordo. Avrei voluto vedere le facce dei miei amici quando hanno scoperto che sono ancora vivo. Te le immagini? Oh, ma che hai, Peppi? Dove è finito il tuo senso dell'umorismo? Te lo devo proprio dire, Leo. Non riesco più a tenermelo dentro. Tu sei in pericolo di vita. Che significa? Significa che Scalise, da quando ha saputo che tu stai dentro, non vuol farti più uscire. Stanno organizzando qualcosa, quindi? Sì. Hanno chiesto anche a me la collaborazione, come tuo compagno di cella, naturalmente. Ma ho rifiutato perché tu mi piaci. E Scalise non mi piace niente affatto. Grazie, Pepe. Sei un amico. Guardati le spalle, Leo, perché la trappola potrebbe scattare da un minuto all'altro. La solitudine uccide. Se dovessi scegliere un'immagine per immortalare il fallimento di una vita, sarebbe questa. Un uomo di 40 anni con un alcolico in mano che guarda la TV, solo come un cane. Sono morto già da tempo dentro. Senza neanche la soddisfazione di morire anche fuori, giusto per togliermi il pensiero di dover vivere. È in questi momenti che sento di aver toccato il fondo. E risalire sembra impossibile. Sento. Continuano intanto le ricerche di Mariangela Spezia, la bambina scomparsa a Bari più di 2 settimane fa. La polizia sembra non avere ancora una pista certa, anche se alcuni conoscenti della famiglia sono stati interrogati ieri mattinata. Nessun riscatto è stato chiesto, gli inquirenti quindi tendono ad escludere l'ipotesi del rapimento. Staminali, ecco, la procura papà. Di Torino indaga il civile. Volevi che mi trovavo una donna? Eccoti accontentato. Chiara, abbiamo sempre agito correttamente. Nella guerra delle staminali in corso all'ospedale civile di Brescia, la battaglia legale si sposta in campo penale. Accanto alla pioggia di sentenze. Pronto, ciao, mi chiamo Dario. Di Mezza Italia che cercano sì, di dare stasera è possibile? Che chiedono cure. Perfetto. A base di cellule staminali. Ciao. Trattate con il metodo elaborato dalla Stamian Foundation. Ora c'è anche un fascicolo aperto della procura della città sabauda sul tavolo del pubblico ministero. Wow.
Buonasera, Castelvetro. Buonasera, commissario. A che debbo l'onore della sua visita? Ha deciso di farsi un goccetto? Oh, facevo due passi da queste parti. Ho sentito parlare bene del suo locale. Dicono che sia uno dei migliori. Il migliore, commissario. Posso offrirle qualcosa? Una sigaretta. Prenda pure tutto il pacchetto. Queste le offre la casa. Una può bastare. Brutto periodo questo, Castelvetro. E come mai? Problemi con le indagini? Troppi morti, troppi. Avrà sicuramente sentito parlare di Francesco Parria, il ragazzo ucciso l'altro giorno. Sì, brutta cosa la mafia. Già, meno male che qualcuno ha visto minacciare il proprietario del negozio. In questa maniera sappiamo dove dirigere le indagini. Ah sì? E chi è questo delinquente? Non lo sappiamo con certezza, ma pensi che assurdità. Uno dei testimoni sostiene che sia proprio lei, Castelvetro. Divertente. Comunque basta parlare di me. Parliamo di lei. Come va l'attività? Bene, commissario. Come vede, il locale è sempre pieno. Non mi posso lamentare. No, parlo dell'altra attività. Non so di che parlo. Ok. La mia pausa è terminata. È stato un piacere scambiare due parole con lei. Piacere tutto mio. Ci rivedremo presto. Comunque buon lavoro. E grazie per la sigaretta. Ben arrivato. Sì, cercavo Nina. Sono io, entra pure. Ci hai messo molto a trovarmi? No, ho solo sbagliato strada un centinaio di volte. Ma non sembra l'appartamento di un escort questo. Non sarai uno di quelli che crede che le prostitute vivono tutte in squallidi monolocali, come nei film. A dire la verità, sì. Benvenuto nella realtà. Dammi due minuti e ti faccio vedere di cosa sono capace. Vedo che hai molti quadri. Quello sopra il letto, Miro, una riproduzione naturalmente. Bello, vero? Sì, non ne capisco un granché, ma bello. Io adoro Miro. Ne ho uno stupendo in cucina, come anche De Chirico e Carrà, la corrente metafisica. Ti ho già accennato al fatto che non ne capisco granché di arte, sì. E io ti ho già accennato al fatto che adoro l'arte. No, ma adesso che lo so, non mi stupisce affatto. Ti accendo la TV che vediamo i cartoni. Che è successo? Come mai questo silenzio? Mi manca la mamma e Nicolas. Quando vengono? Tuo fratello tornerà presto. E la mamma? Mangia, dai, che si raffredda. E la mamma? Non lo so, adesso mangia. Luca! Luca, torna qui, Luca! Senti, ma qual è il tuo vero nome? Come? Non sarà Nina il tuo vero nome, giusto? No, no, quello è il mio nome d'arte, io mi chiamo Caterina. Caterina, bel nome. Come mai fai questo lavoro? Per due motivi. Il primo è che con questo lavoro mi pago gli studi all'università. Ma potresti fare qualsiasi altro lavoro, se vuoi ti aiuto io a trovarlo. Ecco, questo riguarda il secondo motivo. Mi piace fare la escort. Ti piace? Sì, esatto. Ma come fa a piacerti questo lavoro? Insomma... Mi spiace, Dario, ma tra un po' arriva un altro cliente. Per quanto tu mi sia simpatico, ti devo chiedere di andare via. Ne parliamo un'altra volta, dai. Beh, grazie, Caterina. È stata una bella serata. Sembri un adolescente che ha appena accompagnato a casa la sua dama. Volevo dire grazie. Vieni a trovarmi quando vuoi. Tanto il mio numero ce l'hai, no? Come, tra l'altro, chiunque compri le riviste. Beh, ciao, sei un tipo in gamba. Anche tu. Due gambe, le gambe.
hai deciso di fare? Non dovresti farti vedere vicino a me, Pepi. Capirebbero che sei dalla mia parte. Io sto dalla tua parte. E allora sta attento, molto attento. Sai quando hanno intenzione di colpire? No. Però bisogna fare attenzione perché potrebbero colpire da un minuto all'altro. Io ho bisogno di 2-3 giorni per prepararmi. Tu vedi se nel frattempo trovi qualcuno che è dalla nostra parte. Non sarà difficile. Anche perché Scalise sta sulle scale un pochettino a tutti. Quindi non ti preoccupare, li troveremo. Però ti vedo troppo pensieroso. Che stai pensando? A Michele, a suo figlio. E tu devi pensare più alla tua pellaccia. Non serve. Io ho più vite di un gatto. Sono i miei nemici che devono preoccuparsi. Questa sì che mi piace, amico mio. Bravo. Ne avete messo di tempo. Questo posto è il buco del culo del mondo. Potevi trovare un posto più vicino alla civiltà umana. Ce l'hai l'informazione? Dipende. Avete i soldi? Allora? So dove tengono tuo figlio. Qui? In via Montevenere. C'è un vecchio edificio disabitato. Da anni tentano di abbatterlo, ma nessuno fa niente. Ora lo usano i barboni e gli spacciatori. Quanti sono i rapitori? Mi hanno detto 2. Ti hanno detto o lo sai? Lo so. Sono del clan Scalise? No, sono degli esterni. Sono esperti in sequestro di persona. Gli ha assunti Nicola. Ogni tanto lui va sul posto a dare un'occhiata per vedere come vanno le cose. Ma non sono soli, vero? No. Fuori alla porta ci sono sempre 2 uomini di Scalise a controllare. Ok. Hai fatto un buon lavoro. Quanto sono affidabili le tue informazioni? Sicure al 100%. È meglio per te. Per i miei gusti il tuo amico è troppo nervoso. Gli hanno appena rapito il figlio, ha un po' di problemi. Toglimi una curiosità. In questo periodo sei stato tu a sterminare tutta quella feccia del clan di Scalise? Figlio di puttana. Starmi bene, voglio. Oh, ma che, dove vai di fretta? Vado ad ammazzarli con le mie stesse mani. Che cazzo dici? Vado a riprendervi mio figlio. Che non dire cazzate, Michè, dobbiamo organizzarci per fare una cosa del genere. Ora che so dove lo tengono, non lascerò con loro neanche un minuto. Ti capisco, Michè, ma qui se non ci organizziamo, rischiamo di rimetterci la pelle tutti, compreso Nicolas. E cosa dovrei fare? Ci dobbiamo organizzare, ti devi calmare, ci dobbiamo organizzare. Ho paura, Dario. Per la prima volta ho paura di perdere la cosa più importante. Della mia vita non me ne frega niente, ma quella di Nicolas sì. Lo so, Michè, lo so. Vedrai, ce lo riprenderemo. Allora, che ne pensi? Dunque, fammi capire. Castelvetro e Caporale hanno fatto diversi lavoretti insieme ed entrambi sono legati a Lazzari. Tu pensi che gli omicidi siano opera loro per vendicare il suo attentato? Potrebbe essere un'ipotesi. Sì, penso che valga la pena seguire il tuo ragionamento. Come intendi procedere? Dobbiamo tenerli sott'occhio. Per Castelvetro non è un problema. Lui è proprietario di un locale, non ha molto raggio d'azione. E Caporali? Una mezza idea ce l'avrei, però dovresti curarla tu. In che senso? Il padre è Sergio Caporali e tu lo conosci molto bene. Vuoi coinvolgere Sergio in questa vicenda? Lui è un ex poliziotto dalla carriera importante. Possiamo chiedere a lui di collaborare da esterno. Mi sembra un'ottima idea. Gli manderò qualcuno che lo convincerà a collaborare. E cioè? Una sua ex allieva, una gran rompipalle. Come te la passi? La pensione è così rilassante come dicono? Rilassante è rilassante. Però a volte gli manca il mio lavoro. Se ti rilassi troppo ti annoi. Trovati qualcosa da fare. Se solo Dario si decidesse a mettere su famiglia, a darmi un nipotino, farei il nonno a tempo pieno. Ma mi sa che Dario non ha nessuna intenzione. E così aspetto qualche amico che venga a trovarmi qualche volta, eh? La verità è che la mia non è solamente una visita di cortesia. Si tratta di Dario, vero? Beh, senza troppi giri di parole, sì. Sono venuta qui perché so che farai la cosa giusta. In fondo è quello che mi hai sempre insegnato tu. Si tratta degli omicidi di questi giorni. Sì, lo sospettavo.
Pensiamo che tuo figlio ne sia coinvolto. L'ho pensato anch'io, anche se non volevo crederci. Ma come mai sei venuta da me tu? Tu sei suo padre, convincilo a confessare e forse riusciremo ad evitare inutili spargimenti di sangue. Dario non confesserà mai. E allora aiutaci a incastrarlo, per il suo bene e per quello della città. Io incastrare mio figlio? E come? Indagando a sua insaputa sulla sua vita privata. Non puoi chiedermi questo. Ne morirei. Il clan Scalise non tarderà a prendere contromisure. Dario è il primo della lista. Non sei obbligato. Te lo chiede il commissario come aiuto alle istituzioni. E te lo chiedo io come amica. Pensaci. Come vuoi essere ammazzato, Azaghe? Sai, se uno sa colpire i punti giusti, può pugnalarti più volte prima che arrivi la morte. Una volta ho accoltellato una persona 30 volte prima che morisse. Inutile fargli spavaldi, Lazzari. Lo so che ti stai cagando addosso. E se ancora non lo stai facendo, faresti bene a cominciare. Guardati le spalle, Lazzari. Fra poco non avrai più una testa da appoggiarci sopra. Saluta il caro Scalise da parte mia. Amore, da quando siamo usciti che non dici una parola, c'è qualcosa che non va? Niente. Niente? Ti avevo promesso che saremmo usciti e siamo usciti. Poi troviamo un bel posticino dove cenare e un locale dove passare la serata. Ma non tenermi quella faccia adesso. Tengo la faccia che mi pare. Dimmi, Letizia, come facciamo a risolvere un problema se non lo conosciamo? Lo sai benissimo qual è il problema. Dimmi cosa ho fatto adesso. Tu mi nascondi qualcosa. Ieri ho visto il commissario venire da te. Tu sei nei guai, io lo sento. Cosa c'entra il commissario adesso? Lui è passato, è venuto e ha fatto lo spaccone con il suo bel distintivo per sentirsi importante. Ma pensiamo a noi adesso, distraiamoci, abbiamo tutta la serata. Il contentino per una moglie stupida che non deve entrare nei tuoi affari, vero? È così? Quando fai così, Letizia, lo sai, sei davvero impossibile. Grazie per la fiducia. E dai, non fare la vittima, su. D'accordo. Ricominciamo dall'inizio, va bene? Senti, c'è un bar qui di fronte, vado a prendere qualcosa da bere. Che ne dici, cosa vuoi? No, niente, altrimenti dopo non mangio. Nemmeno un po' d'acqua? Va bene, un po' d'acqua fresca, sì. Dai, allora, siediti, aspettami qui. Faccio presto, torno subito. Va bene. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Da quant'è che andavamo a fare shopping insieme? 2 mesi, credo. Addirittura? Beh, oggi abbiamo ampiamente recuperato il tempo perso. Credo di aver dilapidato 1 mese di stipendio. Anch'io, forse anche 2. Che c'è, che hai visto? Un figo da paura? Rebecca, io manco una fotografia. Sì, certo, quello che abbiamo visto prima. Dammela, veloce. Ma che ti prendo? Fai veloce. Penso io dovresti essere ovunque tranne che qui. Il commissario non sarà affatto contento. Allora è destino che ci incontriamo davanti al banco di un bar. Ah, Umberto, sei tu. Che ci fai qui? Passavo di qua. Dai, sul serio. Sul serio? Passavo di qua, facevo una passeggiata con mia moglie e sono entrato per prendere qualcosa da bere. Gentilmente mi dà una bottiglia d'acqua? Capisco. E tu invece? Un caffè prima di uscire. Stasera andiamo a teatro. Con tuo marito? Certo, con mio marito. Gli hai parlato di quell'invito? Mi sembrava di essere stata chiara. Niente cena. E lo sai perché? È solo una cena. Tu
Tua moglie ti sta aspettando, mi sembra. Mia moglie non conta niente. Non sono affari miei. Senti, te l'ho già detto, una cena rischierebbe di disastrare il mio matrimonio, che già non va come dovrebbe. Forse c'è un motivo per cui non va. Spero di rivederti presto, Claudia. Tutto a posto? Sì, sì, ma lui è riuscito a scappare. Non fa niente, non fa niente, non ti preoccupare. Amore, tutto bene? Che ti sei spaventata? Sì, sto bene. Che spavento. La sua posta, signora. Grazie, grazie mille. Qual è il tuo nome, ragazzi? Samad. Bene, Samad, io sono Umberto e sono debitore con te. Di cosa hai bisogno, dimmi? Niente, niente, ho fatto solo i miei doveri, sì. Insisto, non mi va di essere debitore con qualcuno. Vuoi dei soldi? No, no, niente. Qualcuno che dovrebbe aver fatto le stesse cose mie. D'accordo, facciamo così. Domani pomeriggio ti aspetto nel mio locale. Ti offro qualcosa e poi ne paghiamo. Questo è il mio bigliettino. D'accordo. Va bene, allora? Ok. Mi raccomando. Grazie. Per me è importante. D'accordo, ci vediamo domani pomeriggio. D'accordo. Grazie, grazie, grazie ancora. Andiamo. Volevi vedermi? Sì, voglio essere sempre aggiornato su quello che succede. Come procede il piano di annientamento? Per Michele c'è solo da aspettare. Per il momento sembra collaborare. Non ci dovrebbero essere intoppi. Molto bene. E quello in carcere? Ci siamo già organizzati con alcuni nostri uomini all'interno. Leonardo Lazzari presto lascerà il mondo dei vivi. Questa volta per sempre. Ottimo. Ti ho chiamato qui anche perché mi sono sentito con il nostro amico. L'ombra? Sì, lui. Ci ha fornito informazioni preziose, come al solito. Ci ha dato due nomi importanti. Dario Caporali e Umberto Castelvetro. I due degni compari di Lazzari, se non ricordo male. Ma sono stati loro a fare fuori i nostri. Esatto. E abbiamo deciso che è meglio non lasciare ai nostri avversari nemmeno il tempo di accorgersi di quello che gli sta succedendo. So cosa hai in mente. È ora di levarsi un fastidioso sassolino dalla scarpa. Voglio Caporali morto. Sarà fatto. Sembra proprio Michele Del Falco. Cosa facciamo? Non riesco a capire cosa l'ha spinto a tornare a Bari, ma non perderò l'occasione di mettergli le mani addosso. Diamogli l'illusione di essere ancora un uomo libero. Cerca di scoprire dove abita. D'accordo. Ti farei aiutare da qualcuno, però. Che abbiamo disponibile? Commissario, potremmo mandarci lo Greco. Che c'è che non va? Beh, lo Greco è uno stronzo. Certo non è Mister Simpatia, ma detto tra noi, tu non sei da meno. E nemmeno lei, a quanto vedo. Ehi ragazza, ricordati che sono il tuo superiore e qua decido io chi è simpatico e chi no. Commissario, a parte gli scherzi, preferirei non lavorare con lo Greco. Va bene chiunque altro. No, invece lavorerai proprio con lui. Il gioco di squadra è una nostra priorità. Ora vai, ho altri grattacapi da risolvere. Non abbiamo scappatoie per Lazzari? Pare di no, commissario. Un furto d'auto, uno scippo all'anziana, una bolletta non pagata. Chissà, niente. Siamo costretti a rilasciarlo. Dannazione, riesco già ad immaginare quel sorrisetto stampato su quella faccia da culo quando lo verrà a sapere. Ma ti vuoi mangiare anche il cucchiaino? È molto buono, grazie ancora. Smettila di ringraziarmi ogni 5 secondi. Da quanto tempo sei qui in Italia? Ho 4 anni. E che lavoro fai? Vendo fazzolettine, accendine, le cose così. Un venditore ambulante? Sì. Non trovo altro, la mia bambina deve mangiare. Hai una bambina? Si chiama Fatu, hai 6 anni. E tua moglie? È morta. Nel mio paese c'è la guerra. Sono rifugiato politico. Brutta storia.
hai mai lavorato in un locale. Lo vuoi un lavoro? Dice sul serio? Certo che dico sul serio. Voglio allargare il mio locale, voglio farlo diventare un ristorante. Ho bisogno di altro personale. Sono contento. Lei è un santo, signor Umberto. Ehi, non farti strane idee. Non sono qui certo per aiutarti. I vantaggi sono tutti per me. Io non so come si lavora in un locale. Tu non devi preoccuparti. Io voglio solo gente seria. Se sgarri sei fuori. Devi lavorare come un mulo. Certo, signor Umberto. Grazie. Sì, sì, adesso vai, prima che cambi idea. E domani torno in orario. Così ti faccio vedere come si lavora. Grazie ancora. Lei è un uomo buono. Non dire stronzate. E smettila di ringraziarmi ogni 5 secondi. Dannazione. Mi sto già pentendo di questa decisione. Grazie. Umberto, ti stai proprio rammollendo. Allora dimmi, Sergio, qual è il problema? Mi è stata chiesta collaborazione per le indagini su mio figlio. Ah sì, è stata un'idea del commissario Galvani. Vedi, io non sono sicuro che si tratti di una buona idea. E visto che siamo vecchi amici, vorrei chiedere il tuo parere. Cosa dovrei fare? Sergio Caporali che chiede a me cosa deve fare. Sei sempre stato un uomo di grande valore e spirito di giustizia. Se le accuse sono fondate, Dario ha ucciso un sacco di gente. Sai benissimo cosa devi fare. Non riesco a decidermi. Tu lo sai bene che il rapporto tra me e Dario è stato sempre molto difficile. È quello che chiedete da me. Forse sarà da buon cittadino, ma non da buon padre. E allora vorrà dire che sarei costretto a scegliere se essere un buon cittadino o un buon padre. Forse dovrei chiedergli di costituirsi. Sei venuto a chiedermi un consiglio ed io te lo do. Dario è un criminale e va arrestato. Trova i documenti, gli oggetti che possono incastrarlo e permetterci di consegnare alla giustizia. Chi sbaglia paga, amico mio. Figlio no, non ha importanza. Forse per te non ha importanza, ma per me sì. Comunque grazie. Basta bene. Controllati, basta. Papà, che cosa è successo? Niente, papà, vai a letto, vai. Dario, sono Michele. Sto uscendo pazzo. Dobbiamo muoverci ad organizzare sta cosa. Ci troviamo domani. Non me ne frega un cazzo se non puoi. Trovi il tempo, altrimenti ci vado senza di voi. Bene. A domani. È uscito, andiamo. Pedinare la gente è una seccatura. Abbiamo perso un'intera giornata e probabilmente andrà a sbronzarsi in un bar. Nessuno ti ha chiesto di venire. Sbagliato. Galvani me l'ha chiesto. Cos'è? Siamo scontrose oggi? Hai le tue cose? Piantala di rompere i coglioni, Alessandro. Sai benissimo che non mi va di lavorare con te. Mi ci hanno costretta. Capisco. Sarà per quella vecchia faccenda, suppongo. Se ti sei concessa a me, non è colpa mia. Del resto, io stesso farei fatica a resistermi. Attento, lo creco. La mia pazienza ha un limite. Oh, addirittura mi hai chiamato per cognome. Devi essere proprio imbestialita. Alessandro, sei veramente un figlio di puttana. Non te l'ha mai detto nessuno? Sì, un sacco di oche stupide come te. Dov'è Falco? Lì. Ehi, ragazzo. Muoviti, accosta. Merda! Bene, almeno adesso si dorme. Se sei tornato, vorrà dire che non sono poi così male.
Non ti montare la testa adesso, eh? Ora però è meglio che ti muovi, un altro cliente. No, no, penso proprio di rimanere qui. Non puoi, devo lavorare. E invece posso. Sono io il prossimo cliente. Come? Sì, ho prenotato io il prossimo appuntamento, sotto falso nome. Tu sei tutto scemo. Me lo paghi però l'appuntamento. Sì, sì. Ah, va bene. Senti, ma com'è che ti piace fare la escort? Che domande, perché è un'arte. Il corpo femminile è forse la più bella opera d'arte della natura. Ed è un'arte renderlo desiderabile. Chiunque può vendere il proprio corpo. Chiunque può imbrattare una tela, ma non sarà mai Picasso. Con tutto il rispetto, tu non sei normale. Meno male, la normalità è così terribilmente noiosa. Va bene, lascio perdere l'argomento prima che impazzisco pure io. Cosa studi all'università? Fisica. E tu, di cosa ti occupi? Io un ufficio, lavoro in ufficio. In ufficio? Che noia. Che ufficio? Ufficio di commercio. E cosa commerci? Cose noiose che non ti interesserebbero mai. Ah, questo è sicuro. La mia era solo domanda di cortesia. Non ho mai conosciuto uno come te. Non fatico a crederci. Bene, io... Questa volta ho veramente un altro cliente in arrivo. Lo so, volevo chiederti se per caso ti chiedessi un appuntamento, diciamo, informale. Però mi devi portare in un locale dove si mangia bene, che sono un'ottima forchetta. Con quel fisichino? So quando smettere di abbuffarmi. Ok, d'accordo. Facciamo mercoledì alle 8? Alle 8. Ok, ciao. E così c'è ancora qualcosa di cui stupirsi, nonostante tutto. Nonostante tutta la merda in cui sono riuscito ad affondare durante la mia vita, c'è ancora qualcosa per cui vale la pena passeggiare ancora un po' tra i vivi. Ma cosa crede Scalise? Che sono il primo coglione che passa? Ecco, questo è seccante quando ti sottovalutano. Valgo così poco da essere preso di mira da un moccioso. Dovrà fare di meglio se vuole accopparmi sul serio. E dovrà farlo in fretta perché sento affiorare in me un ostinato delirio di onnipotenza. Ehi, Lazzari, mi hanno detto che oggi è il tuo compleanno. Sì. Sei venuto a portarmi il regalo? Certo. Buon compleanno, figlio di puttana. Tanti auguri a me. Di puttana. E il cadavere l'ha trovato un'anziana signora stamattina al rientro dalla spesa. Chi è? Un ragazzo di 20 anni, qualche precedente per spaccio. Crede c'entrino qualcosa a Castelvetro e Caporali, commissario? No, a Castelvetro gli ho messo la pulce nell'orecchio. Non credo che abbia agito sapendo che lo teniamo sotto controllo. Una cosa è certa, che se non risolviamo questa cosa qua succede un bel casino. C'è altro? Sì, stiamo cercando di recuperare i proiettili, ma è strano perché uno è... Nero. Esatto. C'è altro che devo sapere sul morto? Sì, forse faceva qualche lavoretto per il clan di Scalise. Bene. Se ci sono novità tenetemi informato. D'accordo. Apro.
dispiace signori, devo abbandonare il tavolo. Ho un affare urgente da sbrigare. Fuori, tutti e due. E fatti in modo che non si avvicini nessuno a questa stanza, mentre telefono. Pronto? Sì, sono io. Lo so, ho sottovalutato Caporali. Non si ripeterà, me ne scuso. Ma sta parlando con lui? Con quello che chiamano l'ombra del diavolo? Credo di sì. Ma perché lo chiamano così? Perché nessuno sa chi è veramente, ma resta uno dei vertici del nostro clan. Un boss ombra. Soltanto Scalise e Nicola sanno chi è veramente. E solo loro sono autorizzati a parlarci. Ma perché tanta segretezza? Non lo so. Forse è una persona importante. E qual è la prossima mossa? Sì, capisco. No, non sballerò di nuovo. A presto, arrivederci. Allora, Samad, finora tutto bene? Hai capito tutto? Dimmi. Oh. Allora, qui cosa c'è? Samad, te l'ho detto prima. La granita. La granita. La granita o sorbetto, si può chiamare in tutti e due i modi. Qui cosa c'è? Un cazzo, okay. Non c'è niente, vedi che non c'è niente. Passiamo qui. Anzi, ti faccio vedere come si fa. La granita la devi mettere sempre qua dentro, il sorbetto. Va bene, vai, tiri. Ok, va, riempi. E lo servi alle persone quando vengono. La birra, metti il bicchiere sotto, tira, riempi il bicchiere, chiudi e metti la birra sul vassoio o lo dai al cliente. Va bene, fammi vedere, fammi una birra, dai. No. Che cazzo stai facendo? Samad, ecco, ma ti sembra un bicchiere da birra questo? Che cazzo ridi? Ma non so, guarda. Vieni qua, guarda. Questo è il bicchiere che devi usare, va bene? Lo metti sotto, tiri poco, va bene, vedi, piano piano, fino a che, va bene, e riempi il bicchiere. Oh, è questo qui. Bene, mo, lì da do. Via. Hai mai preparato un caffè? No. Ti faccio vedere. Allora, per rifare il caffè si fa così. Strappa uno, prendi la cialda, la metti sotto, qua, premi, metti prima la tazza sotto, va bene? La tazza, tu prepara, bicchierino, metti qua, a posto, prendi la tazza, metti sotto, tira, premi e fai il caffè, va bene? Mo, fammi vedere tu come si fa. Vieni, fammi vedere come si fa il caffè, vai. Oh, ma cazzo! Ma cosa cazzo fai? Come fai a fare il caffè? Se non tiri giù, devi tirare giù. Va bene? Tira giù e poi vai con il caffè. Va bene. Guarda che bel caffè. Ti piace? Lo vuoi bere? Tieni. Un caffè per te. Fallo stare zitto. Stai zitto! Ti ho detto, stai zitto! Oh! Quando dico di farlo stare zitto, non significa che devi ammazzarlo. Detesto i bambini. Piccole peste rompipalle. La stessa cosa che diceva tua madre di te. Ma perché abbiamo fissato una data così lontana? Perché devi dare il tempo di trovare i soldi. Ma i soldi sono solo una scusa. Dobbiamo ammazzarlo. Perché ti fa schifo prendere anche i soldi? Oh, Nicola. Buongiorno. Non è un buongiorno. Ultimamente le cose non vanno come dovrebbero. Perché ti ho fatto un incarico? Era Nicola quello che è entrato? Sì, proprio lui. Sono venuto di persona a controllare il mio affare. Devo fare lì, che si va a mettere in continuazione. E voi picchiatelo. Tanto Michele non arriverà a rivederlo. Esattamente quello che stavo facendo. Stavo pensando, ma non è meglio mettere qualche persona in più? Sì, così ci facciamo vedere da tutti. Questo posto già sembra un bunker.
ma Michele sapeva che eri tu il mandante, quindi potrebbe... Fidati, Fabio, non scoprirà mai dove siamo. Io chiamo. Pronto? Sì, siamo qui. Tutto come previsto. Bene, perfetto. Allontanatevi da lì prima che si accorgano di qualcosa. Erano i ragazzi? Sì, era Angelo. Ha detto che le informazioni di Renzo erano giuste. È appena arrivato Nicola, stanno lì. Non possiamo perdere altro tempo. Dobbiamo andarci stasera. Stai calmo, organizziamoci. Pare che siano in quattro. Due rapitori all'interno e due uomini di Scalise all'esterno. A questo punto non ci rimane che un attacco di sorpresa. Con quanti uomini? Io direi noi tre più due di copertura. A me sembra rischioso. Lo è. Quando? Vado per stasera. Bene. Oh, dove vai? Aspetta, ci dobbiamo organizzare. Non ho bisogno di alternative io. Vedi, quando fa così, non so se devo ammirarlo per il suo coraggio. O mi devo incazzare perché non mi sta mai a sentire? Allora? Non so se passerà come prova. Molto interessante. No, non basterà. Ma è già qualcosa. Hai trovato la sua pistola, proiettili neri o cose così? Sei sicuro di aver visto ovunque? Senti, Vito. Io termino qui la mia collaborazione. È stato orribile sentire un ladro in casa di mio figlio. Se quel foglietto non basterà, a me dispiace, ma non continuo a indagare. Tu lo sai che questo equivale a proteggere un criminale? Non mi importa, trovate un altro. Quanto vale la preghiera di uno come me? Niente, immagino. Ma questa preghiera è per Nicolas. Sai cosa sto per fare e so che non approvi. Ma se qualcuno si salverà stanotte, fai che questo sia mio figlio. Superfit.